Calcio giocato, che ha fatto piacere le parole del direttore, ha detto se dovessi scegliere uno da riconfermare dei giovani, punterei su Puglisi, è già pronto per la Lega Top. Sì, fanno piacere, sì, comunque, sentirsi comunque anche una fiducia, comunque anche scendo in campo, sapere che la città punta su di te è importante, ne sono molto contento, poi si vedrà alla fine. È vero che non sei di proprietà, perché sei del Vicenza, su di te ci sarebbe anche il Catania, un interesse anche importante, però dice Pagni, è un ragazzo che ha una struttura fisica importante, talento da vendere, e allora perché all'inizio non giocare? All'inizio ho avuto un po' di difficoltà anche ad ambientarmi perché comunque ero sempre abituato a giocare con i giovani, comunque il salto dai grandi, poi un po' stavo anche fisicamente non stavo benissimo, quindi ho avuto un po' di tempo per ambientarmi, poi col passare del tempo comunque sono cresciuto anche grazie all'aiuto dei miei compagni, poi ho avuto la possibilità. E ora hai tolto il posto al tuo conterraneo Chiavaro, ogni tanto ti dà qualche legnata da questo punto di vista che gli No, fai cosa. io comunque c'è sempre rispetto per tutti, alla fine il mister fa le scelte tra di noi, è lui che decide, quindi chi sta meglio gioca, però è sempre il mister che decide. Budone è decisiva, visto che il Marino gioca ad Astrea, non ha un turno facile, voi non avete un turno facile, se in caso di risultato positivo potrebbe essere la classica giornata della svolta. Può essere sì, anche perché comunque ora da qua alla fine sono tutte importanti, partita dopo partita i 3 punti sono fondamentali. Quello di Budone anche perché loro giocano in un campo che non è facile, abbiamo visto quando siamo andati a giocare noi ad Estrea, non è facile vincerla, perché sono una bella squadra, hanno dei buoni giocatori, quindi secondo me è una partita molto importante quella di Budone. Proprio contro il Budoni all'andata c'è stata la tua prima partita da titolare. A sorpresa, mister Perrone ti schierò da difensore centrale. Ecco, è sorpresa anche perché è stato presentato come un terzino destro. Come ci racconti questa tua evoluzione durante la stagione? Cioè, presentato come terzino, ti sei imposto come centrale, anche se poi qualche volta ti sei adattato anche sulla fascia. Sì, sono arrivato terzino, però il mister quando ho capito non mi vedeva tanto come terzino, anche perché essendo un po' alto facevo fatica anche sugli uno contro uno, sulla rapidità. Quindi il mister mi ha provato centrale, mi ha messo sempre centrale dall'inizio e poi mi ha fatto anche grazie ai compagni, mi ha detto sì, ci puoi giocare là e mi ha fatto giocare centrale. È questa la tua dimensione, il tuo ruolo, quella di centrale? Sì, ci trovo molto bene, devo dire, anche meglio che terzino, perché comunque terzino, essendo un po' alto, di fisico alto, soffre un po' tipo la rapidità degli esterni, invece giocando centrale me la posso giocare meglio con gli attaccanti un po' più lenti. Senti, come diceva prima il collega, c'è Chiavaro che è ritornato, domenica ha giocato con Giubilato, c'è sempre il problema degli under da sistemare in campo, domenica potresti traslocare per una volta sulla fascia sinistra, dove l'ultima volta che hai giocato mi pare è stato contro il Sì, Selassie, se non sera. erro. Come ti troveresti in questa eventualità? Insomma, per una volta lo potresti fare oppure preferiresti non cambiare ruolo? Mio, ma sempre a quello che dice il mister, comunque anche l'anno scorso un paio di volte ho giocato terzino sinistro, cioè mi ha dato bene comunque sia sì, anche da terzino, quindi non è un problema. E poi alla fine è sempre il mister che decide, anche Senti. perché ci sta anche Avagliano davanti che domenica non ha fatto male. Senti, Pagni ha parlato di futuro, in un paio di occasioni ha fatto il tuo nome come uno dei giovani, il primo obiettivo fra i giovani da riconfermare. Tu cosa dici? Insomma, ti piacerebbe restare a Salerno? Hai avuto già dei contatti indiretti, magari anche col Vicenza, attraverso il tuo procuratore, per capire cosa sarà di Puglisi l'anno prossimo? No, ultimamente ancora contatti non ne ho avuto col Vicenza, se ne riparla penso a fine campionato. Restare qui mi farebbe anche molto piacere perché comunque è una bella piazza, sta bene a Salerno. I tifosi sono fantastici anche in Serie D, perciò restare qui per me andrebbe anche molto più che bene andrebbe. Poi comunque è sempre il Vicenza che decide perché il proprietario del cartellino sono loro. Senti, quanti punti mancano per tagliare il traguardo? Ti hai fatto qualche conto? Magari la matematica non va tanto d'accordo. Quindi quando diranno che abbiamo vinto, cerchiamo di vincerle tutte. Altra domanda? Va bene, Grazie. Grazie a voi.